Sembra che in Bosnia sia davvero saltato il tappo e la pazienza della popolazione sia finita. Ecco come appariva questo sabato Sarajevo dopo gli scontri delle ultime ore. Obiettivo delle proteste è soprattutto la corruzione e l'inefficienza della classe politica, considerata responsabile dello stallo e dell'immobilismo che ritardano le riforme e il cammino verso l'Europa della Bosnia-Erzegovina. Il paese è fanalino di coda tra quelli sorti dalla ex Jugoslavia. Il bilancio degli scontri in tutto il paese è di centinaia di feriti, oltre 200 solo a Sarajevo, oltre la metà poliziotti, una quindicina dei quali in gravi condizioni. A Mostar è tornata la calma, ma la polizia ha arrestato alcuni responsabili dei disordini, compreso un leader sindacalista. Anche a Tuzla, dove la protesta ha preso il via nei giorni scorsi, non si registrano nuovi incidenti. Gli esecutivi cantonali di Zenica e Tuzla, tuttavia, secondo le richieste dei dimostranti, si sono comunque dimessi. Fra chi protesta si sono infiltrati i gruppi di hooligan del tifo calcistico più violento. La sede del governo cantonale a Sarajevo è stata completamente distrutta dalle fiamme all'interno. Non si registrano violenze settarie, ma solo una protesta generalizzata, mentre per ora la comunità internazionale sembra rimanere a guardare.